già visto qualche volta e quello che affiancherà Giovanni per un periodo, così ci si presenta. Allora, intanto nella prima parte della riunione abbiamo chiesto al sindaco la solidarietà rispetto ai rifiuti zero che ci ha offeso sul giornale in maniera becera. Il sindaco ha accolto e di più aveva proprio intervenuto all'inizio su questo fatto, dissociandosi completamente dal rifiuti zero e appoggiandoci, perché anche secondo lui è una roba che non si doveva fare, una lotta contro la lavoratori AMPS che non c'entra niente. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, abbiamo chiesto che il rinnovo dell'AIA fosse depositato, il riesame dell'AIA fosse depositato entro il 10 di settembre. Questo hanno detto che verrà depositato per l'intero sito di AMPS il rinnovo, però non hanno detto che non chiudano il termovalorizzatore. Nel 2023 loro prevedono la chiusura del termovalorizzatore. Quindi la lotta non è finita oggi, perché secondo noi si deve andare avanti, però nel frattempo bisogna anche collocare in posizione sicura i lavoratori del termovalorizzatore. Il sindaco ci ha detto che lui non ammetterà passaggi a part time o a ore in meno. Noi come CGL, CISL, FIA del UIL abbiamo detto no, come part time ma come un centesimo. Cioè il lavoratore, il termovalorizzatore, se dovesse chiudere in 2023 il termovalorizzatore, non deve rimettere un centesimo rispetto a tutte le indennità che ha, perché questa è giustizia. Per quanto riguarda il termovalorizzatore, noi puntiamo a lottare per tenerlo aperto, anche perché ci servirà, gli impianti nuovi saranno pronti nel 2026 se tutto va bene. 26. Nel 2028 sarà pronto quello di Peccioli, dove andranno messe tutta a bruciare in maniera innovativa la squadra nostra, le nostre immondizie. Quindi quello che rimane fermo è che dal 2023 al 2026 l'impianto per noi deve rimanere aperto, e lotteremo per farlo rimanere aperto. Una vittoria, piccola vittoria, è il rinnovo dell'AIA, cioè aver rinnovato entro il 10 settembre l'autorizzazione AIA ci permette di vedere quanto costa modificare, rinnovare il nostro termovalorizzatore, perché secondo il nostro punto di vista chiudere il termovalorizzatore andrà contro i cittadini di Guarnesi. Ci garantisce il comune, AMPS e Rete Ambienti ci stanno garantendo che la tariffa non aumenterà. Alla domanda dove andranno bruciati i nostri rifiuti nel 2023, hanno detto che verranno messi in altre strutture e non aumenterà il costo. Però secondo il nostro punto di vista, ora vediamo poi i conti. Sì. Come stoccaggio? TMB hanno parlato. In primo momento come stoccaggio, poi ovviamente andranno. Quindi noi bisogna sì, alla solita tariffa, hanno detto che alla solita tariffa di quella che si paga. La tariffa rimane la solita per ogni tonnellata. Allora, le scariche che inquinano. Fatemi finire, poi dopo si fa tutte le domande. Quindi il nostro impegno deve essere quello di mantenere il termovalorizzatore aperto dal 2023 al 2026, fino a che gli impianti non siano operativi. Ok? Dall'altra parte il nostro impegno deve essere di tutelare i lavoratori del termovalorizzatore, facendo sì che non perdano una vita. Questo è il punto dove siamo arrivati oggi. Poi se ci sono domande, noi siamo lì apposta. Comunque, tutti, per noi importante è anche mantenere ovviamente la stabilità economica dell'azienda, questo l'abbiamo detto al sindaco, perché secondo noi si rischia un deficit finanziario ovviamente chiudendo, però ci hanno garantito che non sarà così. Come ha detto Emiliano, noi siamo convinti che rimarrà acceso e lotteremo ovviamente fino all'ultimo. All'Unisa abbiamo chiesto la garanzia sul livello occupazionale. Io ho dato un dato sulla produzione di energia, che mi sembra abbiamo fatto quasi 1 milione di euro di produzione di energia. Loro la controrisposta è stata che tutto verrà ammortizzato senza ripercussione sull'aumento della tari, eccetera. Ma al di là di questo, quello che ci preme è, soprattutto anche nel periodo di interregno, la garanzia dei livelli occupazionali. Nessuno deve perdere nulla, e io ho detto esplicitamente al sindaco che abbiamo 24.500 disoccupati e non ci possiamo permettere assolutamente di perdere nemmeno mezzo posto di lavoro, e di perdere soprattutto quello che ha detto il collega, la parte variabile dello stipendio, Mauro, perché non lavorare in quello specifico settore, quello specifico
diciamo che nel termovalorizzatore può produrre una decurtazione di salario di 500 euro. Quindi non vogliamo vedere persone che tocchino la soglia della povertà, certo. Non ce lo possiamo permettere perché uno ha preso degli impegni, ci sono mutui, utenze da pagare e se ti decurtano lo stipendio di 500 euro questo è un danno gravissimo. Quindi tutte queste intenzioni devono essere, secondo la parte sindacale, declinate e sottoscritte e cristallizzate in accordi scritti col sangue dove nessuno si può tornare indietro. Anche l'attendente ha dato garanzia, ha dato garanzia in tal senso. Quindi il sindacato mantiene un ruolo, come dire, molto vigile su questo e soprattutto sui tempi noi saremo attentissimi sul rispetto dei tempi, perché come succede in Italia non c'è nulla di, come dire, definitivo di ciò che è provvisorio. Quindi noi la battaglia continua ancora perché ci preoccupa il periodo di interregno 2023-2027, certo. Dove i rifiuti, non lo so, non hanno dato assicurazioni che verranno trasferiti in altri impianti. E comunque quindi, non aumenteranno la tariffa per i cittadini perché 139 euro. Esatto, che è stabilito in ambito rete ambiente. Quindi Livorno non ci deve rimettere da nessun punto di vista, soprattutto i lavoratori mi preoccupo, lo stipendio, perché noi dobbiamo garantire il pane a casa. Abbiamo lavoratori che ora hanno contratto a termine, se ne parlerà in un altro momento. Noi mensilmente ci vediamo per AMPS, quindi c'è questa roadmap in cui ci vediamo mensilmente, dove affronteremo anche la questione AVR, roba varia. Questo dobbiamo riconoscerci, c'è questa interlocuzione dove tutto viene portato ai tavoli, quindi anche le questioni più difficili le portiamo al tavolo cercando le cariche compresi ovviamente. Naturalmente di risolvere. Quindi lo sappiamo a livello occupazionale, quale sono le disoccupazioni che c'è lì. È stato per il precariato interinale. No, ha detto ora che. Noi ci siamo presi, e Mauro lo sa, ci abbiamo messo la faccia a derogare sul decreto dignità, perché in cambio vogliamo la stabilizzazione delle famiglie e dei lavoratori. E noi abbiamo derogato anche le leggi nazionali, siamo a Giovanni e l'altra organizzazione. Abbiamo firmato proprio la deroga. Proprio per garantire il pane al lavoratrice e al lavoratore. Ma poi quello che è stato chiesto, sempre ritornato al discorso del TVR, è stata una garanzia dell'occupazione, perché non ci possiamo permettere e non ci basta come giustificazione sentirci dire che il lavoro sarà garantito. Noi vogliamo capire quale tipo di lavoro verrà garantito per questo tipo di personale che ha un'alta professionalità all'interno di questi impianti. Dopodiché abbiamo chiesto anche un'altra cosa molto importante, che si faccia una verifica sul budget del 2023, del 2024 e del 2025, perché questo è un segno molto importante che ci farà capire attraverso il rinnovo di quest'AIA e vedere anche quelle che saranno queste proiezioni, perché ci faranno capire al momento in cui si spengerà il termovalorizzatore quali saranno veramente le perdite.